giorno e la storia. Oggi è il 10 settembre. ...1827, muore Ugo Foscolo. 2003, Anna Lindh, ministro degli esteri svedese, pugnalata a morte. 1887, nasce Giovanni Gronchi. 'Commenta il fatto del giorno Claudio Rinaldi, direttore della Gazzetta di Parma. Oggi celebriamo il trionfo di Abebe Bikila alle Olimpiadi di Roma nel 1960. '10 settembre 1887. Nasce a Pontedera Giovanni Gronchi, il terzo presidente della Repubblica Italiana, eletto il 29 aprile 1955 con 658 voti su 833 votanti. Proclamo eletto presidente della Repubblica l'onorevole dottor Giovanni Gronchi. Come presidente della Camera, tocca a lui presiedere la seduta comune e scandire il nome apposto dai parlamentari sulla scheda. E legge impassibile anche quando si accorge della netta prevalenza del suo nome su quello degli altri candidati. Si interrompe solo per pochi istanti, quando un applauso del Parlamento gli segnala il raggiungimento del quorum necessario alla elezione. Gronchi ringrazia con un breve inchino e guadagna l'uscita. Gronchi è fra i principali fautori dell'apertura a sinistra della DC. Muore il 17 ottobre del 1978. Amici telespettatori, buongiorno. La Radio Televisione Italiana vi darà modo oggi di assistere alla cerimonia più importante della vita costituzionale del nostro Paese, il giuramento del nuovo Presidente della Repubblica dinanzi alle Camere riunite e il suo insediamento a Palazzo del Quirinale. I caposaldi della complessa organizzazione tecnica di questa trasmissione diretta sono rappresentati dalle numerose telecamere installate a Piazza del Parlamento, nell'Aula di Montecitorio, a Piazza Venezia, a Piazza del Quirinale e nel Grande Salone del Quirinale, dove il nuovo Presidente riceverà l'omaggio delle più alte autorità dello Stato. Queste sono le immagini che vi giungono dall'Aula. Come vedete, l'Aula ha un aspetto insolito. Festoni di bandiere sono disposti lungo le tribune del Presidente della Repubblica e le tribune dei senatori e la tribuna dei diplomatici. Nell'aula sono presenti tutti i senatori, i deputati e i 10 delegati regionali. Il Presidente della Repubblica è entrato in questo momento. Presidente della Repubblica a prestare giuramento davanti al Parlamento a norma dell'articolo 91 della Costituzione. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservarne lealmente la Costituzione. Giuro. Signori senatori, signori deputati, l'Italia, uscita dal terribile travaglio della guerra, ha atteso con tenace volontà a curare le sue ferite, a restituire al proprio organismo le possibilità fisiologiche di normale esistenza, a riconquistare il suo posto di nazione libera nella grande famiglia dei popoli europei. Luigi Einaudi, al quale il mio pensiero va con affettuosa riverenza,
a bene meritato della patria, per la saggezza, la lunga esperienza nutrita di studi, l'esemplare correttezza del suo reggimento, e da lui si volgeranno memori e riconoscenti anche le nuove generazioni. Io credo nelle doti del popolo italiano. Le ha dimostrate il suo passato. Ne sarà riprova l'avvenire. Buon anno, quindi, per tutti voi, per le vostre famiglie e per la nostra Italia. 10 settembre 1960. Correndo scalzo, l'etiope Abebe Bikila vince la maratona all'Olimpiade di Roma. La sua corsa trionfale lungo i monumenti e i ruderi della città eterna resta forse l'immagine più emblematica dei 17esimi Giochi Olimpici. Il giorno in cui Bikila trionfò alla Maratona Olimpica di Roma fu come uno spartiacque nella storia dello sport, e non solo dello sport, perché vincendo la prima medaglia d'oro olimpica di un atleta africano diventò il simbolo di un continente che si liberava dal colonialismo europeo. Correva scalzo. Per capire meglio cosa mi dice la strada, spiegava ai giornalisti che lo intervistavano. Per poco, dichiarò a fine gara, non mi incantava guardare l'arco di Costantino. Non avevo mai visto una cosa meravigliosa come quell'arco e sono contento di averlo visto durante la notte più bella della mia vita. Quella di Roma era la terza maratona che correva in vita sua. Ci prese gusto perché rivinse l'oro 4 anni dopo a Tokyo e realizzò una doppietta che riuscirà poi solo al tedesco dell'Est Cherpinski, vincitore a Montreal e a Mosca. A nessun altro riuscirà più una doppietta olimpica. Finita la carriera, restò paralizzato in seguito a un incidente stradale e morì poi a 41 anni per un'emorragia cerebrale. Gli furono tributati onori solenni con la partecipazione di centinaia di migliaia di persone e con il feretro preceduto dalle due medaglie d'oro conquistate a Roma e a Tokyo. L'atleta etiopico Bikila Abebe ha vinto questa sera la maratona e col tempo di 2 ore 11 primi 16 secondi e 2 decimi ha largamente migliorato il limite stabilito da Zatopek nel 52. Secondo il marocchino Radi, terzo il neozelandese Meyer. 76 gli iscritti, il via è stato dato alle ore 17:33 ai piedi della scalinata del Campidoglio. Quanto mai suggestivo il percorso di chilometri 42 e 195, lasciato il Campidoglio, i corridori passeranno dal Colosseo, poi dalle terme di Caracalla per imboccare la via Cristoforo Colombo. Indi attraverso il raccordo anulare e le vie Laurentina e Ardeatina, gli atleti imboccheranno la via Appia Antica, all'arco di Costantino il traguardo. Al bivio di Tor Carbone, chilometri 34 e 200, passano appaiati Bikila Abebe numero 11 dell'Etiopia e il noto specialista marocchino Radi. Al 20° chilometro questi due atleti erano già in testa, mentre nelle fasi iniziali avevano guidato prima il marocchino Saudi, poi l'inglese Kelly. Con un distacco di 2 primi e 5 secondi il neozelandese Meyer. 10 settembre 1943. Le truppe tedesche iniziano l'occupazione di Roma. Il controllo della città viene ottenuto con poco sforzo dai tedeschi, che devono solo piegare la generosa e sfortunata resistenza che patrioti male armati, affiancati da alcuni reparti dell'esercito italiano, oppongono a Porta San Paolo. Oltre alle deportazioni verso i lager nazisti, la città eterna, ufficialmente città aperta, patisce l'orrore dell'eccidio delle fosse ardeatine. Roma verrà liberata dagli alleati il 4 giugno 1944. Il popolo italiano fu salvato dall'accanita resistenza che i granatieri e i cittadini romani organizzarono a Porta San Paolo contro l'avanzata tedesca. La lapide sulla porta ne ricorda il generoso sacrificio. Gli oppositori del regime dovettero tornare nella clandestinità.
San Giovanni in Laterano costituì in quei giorni bui un rifugio per molti di loro. L'inverno del 1943 fu il più duro e triste per la cittadinanza romana. Alle privazioni di cibo, alla mancanza di riscaldamento, di gas, di acqua, si aggiunse la durezza spietata dell'occupazione tedesca. I soldati che presidiavano le piazze, gli arresti alla luce dell'alba, le retate e i rastrellamenti per le strade e nelle case, le deportazioni in massa. Settembre 1974. Il Portogallo concede l'indipendenza alla Guinea-Bissau. Dal 1963 la lotta armata conduce alla liberazione della maggior parte del territorio, ma solo il 24 settembre 1973 il Partito Africano per l'Indipendenza della Guinea e di Capo Verde proclama unilateralmente l'indipendenza, riconosciuta dal Portogallo un anno dopo, dopo la caduta del regime di Salazar. Dal 1974 ad oggi si sono susseguiti nel paese numerosi colpi di Stato, tanto che nessun presidente è riuscito a completare il proprio mandato senza essere destituito. La processione del Corpus Domini esce dalla cattedrale di Bissau. Siamo dunque nella Guinea portoghese, di cui Bissau è la piccola capitale. Anzi, il capoluogo, perché la Guinea è per definizione una provincia del Portogallo uguale alle altre, provincia ultramarina. Se non fosse per il colore della pelle di molti devoti, ci si potrebbe credere in una cittadina come Oporto o Braga, a cominciare dalle figlie di Maria. Il vescovo lusitano incede sotto il baldacchino sorretto dagli anziani. E il resto dei fedeli procede alla buona, l'uno accanto all'altro, bianchi, neri e meticci. A occhi e croce deve essere rimasta a casa molta poca gente. È un'occasione unica per osservare da vicino la piccola società di cui si compone la non numerosa popolazione di Bissau. Società tutt'altro che chiusa, giacché molti di questi neri hanno assunto cittadinanza portoghese, sono assimilados. Il colore della pelle non è un problema. Un breve esame e l'indigeno che dimostra di essere cristiano, di saper leggere e scrivere, di avere un mestiere, non è più un nero, è un portoghese. Non gli rimane che fare il soldato e pagare le tasse. I suoi figli andranno a scuola con quelli dei bianchi e l'istruzione è gratuita. Con questo sistema il Portogallo governa ancora enormi territori come l'Angola e il Mozambico. Settembre 2003. Anna Lind, ministro degli esteri svedese, viene pugnalata in un centro commerciale da Mihajlo Mihajlovic, cittadino svedese di origine serba. Muore il giorno seguente all'ospedale di Solna. Anna Lind non aveva scorta. Nel 1984 è la prima donna a distinguersi nella lotta contro la corsa al riarmo e nelle grandi questioni internazionali, come quella palestinese, del Sudafrica, del Nicaragua e del Vietnam. Dal 1994 al 1998 ricopre la carica di ministro dell'ambiente, per essere poi nominato ministro degli esteri. Raggiunge l'apice della sua carriera politica nel 2001 con la nomina a presidente del Consiglio d'Europa. Anna Lind, giovane e popolare ministro degli esteri svedese, non riteneva di aver bisogno di una scorta per fare acquisti personali. Eppure il suo aggressore l'aspettava e l'ha colpita inaspettatamente nel negozio. Con ferocia l'ha accoltellata all'addome, allo stomaco, alle braccia. Una testimone ha raccontato di averla vista sdraiata a terra mentre un uomo alto con un cappello la colpiva. Poi l'assassino sarebbe fuggito gettando il suo coltello insanguinato. Trasportata immediatamente in ospedale, Anna Lind ha subito due interventi durati in tutto 10 ore. In un primo momento sembrava che le sue condizioni fossero leggermente migliorate, poi stamane è stato il primo ministro Persson a dare in lacrime la notizia della sua morte.
ora è caccia al killer in un paese che all'improvviso si ritrova in una tragedia già vissuta. Il ricordo dell'assassinio del premier Olof Palme nell'86 è ancora vivo e troppe sono le similitudini che lo legano a quello di Anna Lindh. Entrambi socialdemocratici, lui era un pacifista convinto, lei era conosciuta per le sue battaglie per la difesa dei diritti umani. Entrambi, in epoche ovviamente diverse, avevano criticato la politica estera americana. Tutti e due sono stati uccisi in pieno centro di Stoccolma, colpiti in momenti di vita privata. Anna Lindh, designata come possibile successore del premier, era anche un'europeista convinta e proprio domenica prossima la Svezia è chiamata a pronunciarsi in un referendum sull'ingresso dell'euro. La campagna elettorale è stata sospesa, ma la consultazione si terrà. Il miglior modo, ha detto la commissaria europea all'ambiente Margot Wallström, per onorarla. Davanti ai grandi magazzini a Stoccolma c'è una lunga fila. Tante rose rosse, il giorno dopo il gesto, apparentemente senza ragione. Anna Lindh, 46 anni, ministro degli esteri svedese, era andata a fa spese senza scorta, come quasi tutti i politici in Scandinavia. Un uomo le si è avvicinato e l'ha pugnalata ripetutamente. Per 10 ore ha lottato contro la morte, ma non ce l'ha fatta. È terribile, dice questo giovane. Ero bambino quando hanno sparato a Palme. Lo stesso dramma si ripete, tutto questo mi fa stare molto male. Olof Palme, primo ministro 16 anni fa, un omicidio ancora oggi senza un colpevole. Un paese di 9 milioni di persone, senza grandi problemi sociali, una grande classe media benestante, pochi ricchi, pochi poveri. Non ci sono complotti, indica la polizia, che cerca un uomo dalla corporatura robusta e che non dovrebbe essere andato molto lontano. Tutti conoscevano la signora Lindh, la sua decisione a volere la Svezia in Europa non solo a metà. L'euro farà bene alla Svezia, aveva detto in questa intervista il giorno prima della sua morte. È importante far parte appieno dell'Europa. I sondaggi per il referendum di domenica non le davano del tutto ragione, ma stava recuperando. Tutti ricordano le sue battaglie per i diritti umani. Tutti pensavano che avrebbe potuto essere lei il futuro premier, perché possedeva le qualità associate con il suo paese. Mentalità aperta, senso di giustizia, pragmatismo. 10 settembre 1827. Muore cinquantenne a Turnham Green, vicino Londra, Ugo Foscolo. Nato a Zante nel 1778, l'isola greca rimarrà per lui una perenne fonte di ispirazione e l'amore per il classicismo uno dei motivi ispiratori della sua arte poetica. Poeta preromantico, le sue opere più importanti sono Le ultime lettere di Jacopo Ortis, scritto in forma di romanzo epistolare, Le odi, i sonetti e il suo capolavoro, I sepolcri. All'ombra dei cipressi e dentro l'urne confortate di pianto, è forse il sonno della morte menduro? Foscolo! Se non foste inconfondibile non vi avrei riconosciuto, tanto siete smagriti. Indovinatene la ragione. Quello che non ha potuto farmi un anno addietro la fame di Genova me l'ha fatto questo paese di letame. No, eppure qui a Milano dovreste vivere in pace, in mezzo ai vostri studi. Caro Petracchi, credete che per me la guerra abbia tregua? No, la guerra dovrebbe essere lontana. O siete voi che siete sempre in guerra? Ho letto le vostre proteste per l'edizione contraffatta dell'Ortis, lo state riscrivendo? Appunto. Fate bene, le signore lo amano. Hanno amato la prima edizione scorretta? Leggeranno con voluttà la seconda. Susciterà piuttosto l'invidia di tutte le bestie adulatrici e maligne della società, che non vi troveranno pane per i loro denti. No, ma non curatevi di loro, dategli tregua una buona volta. Tregua? Al costore me non può esservene, perché io mi sento un'anima sublime e sdegnosa di imbrattarsi nel fango di quella nobile e galante canaglia. Siate prudente, eh? Quella nobile canaglia vi dà il pane di cui i poeti hanno bisogno. No, come la Repubblica ha bisogno dei poeti. Avete forse ragione. Nei tempi tirannici e licenziosi, i governi sono sempre ubriachi di lodi, sempre di lodi assetati. Ma vedete qui nell'Ortis, mi sono fedelmente dipinto con tutte le mie follie. Nel mio carattere si troveranno molte cose strane, ma non il vizio dell'adulazione. Vi ammiro, vi ammiro, vi ammiro. Io per parte mia ho lasciato le armi, le muse. Mi dedico all'economia, alla vile economia.